Se si blocca la Cina è un problema un po' per tutti. Perché? Perché se si ferma la Cina, i suoi problemi poi arrivano fino in Europa. In un'economia sempre più interconnessa, questa è la naturale conseguenza. Ed oggi parliamo di almeno quattro eventi che sono importanti da analizzare e che ci fanno capire soprattutto che la Cina rischia di essere accusata, dopo essere stata accusata di aver cosparso letteralmente il mondo del virus sanitario, potrebbe finire per cospargere in futuro il mondo di un virus economico e finanziario. Prima però di partire con i rischi economici e finanziari, in questo video parliamo soprattutto di banche, dei rischi che potrebbero esserci in casa nostra. Prima di partire a parlare di sta roba qui, dobbiamo fare un punto della situazione sul contesto cinese. Qual è la situazione in cui in generale vivono i cinesi sulla base di quello che ci è dato sapere? Quindi partiamo prima da questi punti. È una notizia che si è diffusa ultimamente e che potrete trovare facilmente sul web. Io l'ho ritrovata su Fanpage e poi sono andato a controllare sui siti esteri. Effettivamente è una situazione abbastanza allarmante che ha messo del terrore nella cittadinanza cinese. Come ci riporta Fanpage, appunto, il paese si basa da sempre su importanti politiche della gestione delle risorse alimentari, idriche e aggiungerei in questo caso anche energetiche. La popolazione in Cina è in continuo aumento e questa popolazione deve confrontarsi con problemi di siccità, inondazioni, carestie, che rendono difficile distribuire il cibo a tutti i cittadini. Quindi cosa è successo? È successo che è arrivata una raccomandazione da parte del ministro cinese dicendo occhio alle scorte alimentari, cioè ha raccomandato ai governi locali di incentivare le persone a fare delle scorte delle materie prime per le necessità quotidiane. E questo ha fatto scattare di fatto il terrore, cioè le persone hanno collegato questo annuncio alla situazione Covid-19, chiusi in casa, scorte alimentari, andiamo, svuotiamo i supermercati e quindi si sono ritrovati anche in questa situazione a svuotare letteralmente gli scaffali dei supermercati. Questo perché? Perché le persone hanno effettivamente collegato questa raccomandazione al problema della gestione degli alimenti, delle materie prime, degli approvvigionamenti di cui abbiamo parlato all'interno di questo canale ed è una situazione risaputa a livello mondiale. Non se ne parla solamente sulle telefinzioni italiane, bisogna parlare di Mario Draghi e di quanto è bello e di quanto è bravo. Ora però in Italia capite che giusto per capire il contesto in cui si vive in Cina, è difficile, no? Ipotizzare, immaginare una conferenza stampa in cui esce fuori il ministro in Italia e dice ragazzi, fate scorte energetiche, fate scorte alimentari, una cosa del genere è difficile che accada in Italia, no? In Cina accade perché effettivamente lo Stato ricopre il ruolo di padre padrone, cioè il rapporto, ok? Il modello, il rapporto tra cittadino e Stato è completamente differente dal nostro occidentale. Bene, in tutto ciò vi ricordo, ne abbiamo parlato all'interno di questo canale, anche questa è un'informazione che puoi facilmente trovare sul web, nelle scorse settimane si sono verificati tutta una serie di blackout in alcune province, quelle più industrializzate cinesi e anche qui la cittadinanza, le aziende soprattutto sono allarmate dalla scarsità di risorse energetiche. Considerate oltretutto, perché a questo punto lo possiamo collegare al fatto che la Cina non si è presentata sul tavolo del cambiamento climatico, no? Della transizione ecologica, sulle ultime riunioni fatte dai grandi leader mondiali. La Cina se n'è fatta fuori e oltretutto nelle ultime settimane ha deciso di ritornare a bruciare carbone, motivo per cui non si è presentata. E la Cina è tornata a bruciare carbone perché non aveva alternative, altrimenti si blocca tutto. Quindi questo è il contesto generale. Diciamo che i cittadini cinesi sono abbastanza stressati dalla situazione approvvigionamento, il Covid, me ne esco, non me ne esco, ci siamo ancora dentro, la ricaduta, i contagi, la crisi energetica, i blackout. E adesso andiamo a parlare dell'aspetto economico e finanziario che vive lo Stato. Allora, però, dobbiamo aggiungere un'altra situazione, un altro evento fondamentale a livello geopolitico in questo momento. Perché, come se non bastasse, in questo momento c'è una vera e propria lotta tra Cina e Stati Uniti per il controllo di Taiwan. Dovete sapere, andate a cercarvelo anche qui sul web, Wikipedia è molto semplice, che Taiwan è un punto di svolta fondamentale per la produzione mondiale di semiconduttori. Le semiconduttori, poi si passa ai chip, no? Di tutte queste robe qui. Giusto per intenderci, chip, semiconduttori sono il pane del presente e del futuro. Wikipedia ci dice che nel 2020 Taiwan era il leader senza pari nell'industria globale dei semiconduttori tramite la TSMC.
TSMC, che da sola questa azienda rappresenta il 50% del mercato globale. Ed è di fatto per questo motivo per cui Cina e USA se la contendono. Di fatto, chi ha le mani sui semiconduttori ha le mani sul potere di governare il mondo di domani fatto di chip. E poi tutto ciò c'è la partita economica e finanziaria. Secondo la banca centrale americana, la Fed, la fragilità del settore immobiliare cinese potrebbe contagiare, scrivono gli Stati Uniti. Lo stress in Cina potrebbe mettere a dura prova i mercati finanziari globali, dice la banca centrale americana. Tutto ciò può comportare un rallentamento alla crescita globale e influenzare i paesi occidentali. Ovvio che il focus è sul colosso Evergrande, ma di fatto non c'è solo lui a essere messo male. È vero, Evergrande è appesantito da oltre 300 miliardi, 300 miliardi, quelli che si vedono, come ci dice JP Morgan. Evergrande che ha continuato a fare pagamenti nelle ultime settimane, sempre 24 ore prima della scadenza, cioè paga poco prima che scatti il default. Considerate come ci riporta il The Economist, che questa società immobiliare piena di debiti in realtà possedeva il 36% delle quote di partecipazione di una banca locale della provincia del nord orientale della Cina, una piccola media banca. Ecco perché di mezzo ci sono le banche, come ti ho anticipato all'inizio del video. Voglio farti un esempio che sempre vado a riprendere dal The Economist. Il The Economist ci racconta di un gruppo che si chiama HNA, che in passato ha fatto altro, e nel 2014 è iniziato a diventare un prestatore di servizi bancari, quindi concedeva credito a destra, manca, amici, parenti. Considerate 2014, nel 2016 questa banca era diventata la banca più grande come crescita tra le banche cinesi. Ebbene, al febbraio del 2017 è passata in amministrazione controllata. Il suo cofondatore è stato arrestato, così come l'amministratore delegato della banca. Cosa voglio dire? Voglio dire che intorno al sistema bancario e immobiliare, perché il sistema bancario e immobiliare sono collegati, c'è un profondo malessere. Parliamo di numeri, sempre The Economist. Il The Economist ci dice 134 sono le banche commerciali metropolitane e circa 1400 quelle rurali della Cina, che costituiscono circa il 32% di tutto il settore bancario commerciale. Considerate che la maggior parte, quelle più grandi, sono in mano allo Stato. Qui stiamo parlando di banche in mano ai privati, in mano a gruppi come Evergrande, per intenderci. Sta roba qui, 134 banche commerciali metropolitane e 1400 rurali in Cina, rappresentano una roba pari a 90 trilioni di yuan, che sono quasi, ci dice il The Economist, la dimensione del totale del settore bancario britannico. Ebbene, all'interno di queste banche, come nell'esempio che ti ho fatto poc'anzi, si sono trovati diversi buchi neri o pozzi neri, fai te, crediti inesigibili, prestavano amici degli amici, stile MPS per intenderci, e poi questi crediti non venivano, questi debiti non venivano ripagati, la banca andava in crisi, abuso di informazioni privilegiate, fallimenti nella gestione del rischio. Considerate, ancora per darvi un'ulteriore informazione, che l'agenzia di stampa Reuters ha calcolato che le società immobiliari solo questa settimana, alla fine di questa settimana, venerdì prossimo, devono pagare 1 miliardo in dividendi. Ci siamo? In sostanza, cosa ti sto dicendo da tutta sta marea di numeri? È che il sistema cinese si sta incartando. Quando tu crei ricchezza su una montagna di carta igienica, poi alla fine finisce che ti pulisci il di dietro. Come diciamo sempre all'interno di questo canale, onore ai banchieri centrali. Onore a loro perché hanno inventato questo gioco meraviglioso, il gioco del Monopoly. A proposito di gioco del Monopoly, non so se avete sentito la notizia di oggi di una possibile candidatura alla Federal Reserve a posto di Powell. Andate a cercarvi questa notizia. Stiamo parlando della maggiore sostenitrice di cui abbiamo parlato all'interno di questo canale, della MMT, la teoria monetaria moderna. Ma comunque poi ci sarà occasione, a prescindere che venga eletta lei oppure no, di parlare ancora di questo tema, perché dal mio punto di vista, come l'analisi che vi ho fatto prima dell'estate, stiamo andando verso questa direzione. Stampa illimitata di denaro. Ma dicevo, onore ai banchieri centrali. Onore a loro che hanno inventato la formula delle bolle che fanno crescere l'economia e il PIL, che poi sprofonda tutto. Perché quando tutto si basa su una montagna di carta igienica, come avevo già detto, prima o poi la montagna crolla, perché è fatta di carta.
Però onore a loro perché riescono a prendere per quella cosa lì la maggior parte della popolazione mondiale senza che nessuno se ne accorga. E bisogna dire che sono bravi. Secondo uno degli ultimi report di una grande banca francese, gli investitori mondiali vedono nella Cina il secondo rischio più importante dopo l'inflazione. E infatti scrivono: se il governo non riuscirà ad alleviare le pressioni sui finanziamenti nel settore immobiliare, entro 1 o 2 mesi, questo potrebbe portare all'insolvenza di un buon numero di grandi imprese, con un possibile calo del 10% dei prezzi delle case. Ecco perché vi sto dicendo, all'interno di tutto questo contesto, vuoi vedere che anche la prossima crisi, non solo quella sanitaria ma economico-finanziaria, possa arrivare il contagio dalla Cina? Il punto, sapete qual è? È che qui non si sa un cazzo di quello che avviene lì. Cioè, nel senso, queste informazioni io ve le ho riportate prendendo articoli da qui e là, ma quanto siano attendibili queste informazioni non lo sappiamo. Infatti, giusto per confermare quello che vi sto dicendo, JP Morgan scrive sul caso Evergrande che è possibile, scrive JP Morgan, che l'indebitamento reale sia ancora più elevato rispetto al grande colosso Evergrande immobiliare, dal momento che i dati su alcune voci fuori bilancio non sono pubblici. Ora, non c'è da stupirsi più di tanto su quello che scrive JP Morgan, perché questo avviene anche in Europa, è già avvenuto nelle banche nostrane. Quando spesso qualcuno di voi mi dice: ok, ho controllato il certo ratio, ho visto l'indebitamento di quella banca, ho visto quell'informazione per capire se la banca dove detenere i miei soldi, spesso faccio notare come è necessario, nel cercare le banche più sicure, non solo andare a guardare quei 3-4 parametri che sono facili da analizzare, ma andare a guardare tutta una serie di informazioni, perché spesso e volentieri è successo, dovete sapere, che i bilanci delle banche venissero camuffati. Quindi, se tu modifichi il bilancio di una banca, è ovvio che ti uscirà un rapporto migliore. Chiaro, il caso esemplare è il caso Lehman, ragazzi. Ve lo ricordo, la banca che nel 2007-2008 fece crollare i mercati finanziari, un anno prima era una banca solidissima, la migliore di tutte. È evidente che i bilanci erano stati camuffati, no? Ora in Cina almeno non li camuffano, dicono: non li rendiamo pubblici, fine. Sono modelli di democrazia differenti. A parte le battute, ora, la paura è che Evergrande sia come una spia accesa che possa far scattare altre spie, altri alert, soprattutto bancari, e tutto ciò abbia delle ripercussioni sugli andamenti economici e finanziari anche occidentali. Insomma, come vedete, i problemi sono sempre gli stessi: crisi energetica, problema approvvigionamenti, debito delle aziende, oltre che delle famiglie, dei grandi colossi completamente fuori controllo, naturale conseguenza di quando decidi di attuare una politica monetaria espansiva con tassi di interesse quasi allo zero, quindi un debito che va sempre più fuori controllo. Perché? Perché la regola è sempre quella: quando tu crei ricchezza su una montagna di debiti, questi debiti poi alla fine devono essere restituiti, e di norma capita spesso che qualcuno resti col cerino in mano.